Google Pay è arrivato anche in Italia. Dopo Apple e Samsung, anche Google arriva in Italia con il suo metodo di pagamento tramite smartphone. Si chiama Google Pay, è già disponibile nel Play Store e compatibile con tutti gli smartphone Android che hanno un chip NFC e presto potremo vederlo anche su iPhone. A differenza di Apple Pay e Samsung Pay, il sistema di pagamento di Google non è già installato nei dispositivi Android. Sarà quindi necessario scaricare l'applicazione dal Play Store, procedere con l'installazione e selezionare l'account Google da collegare al metodo di pagamento. Una volta connesso l'account, il sistema procederà automaticamente all'aggiunta della carta di credito e anche se Google Pay ha il vantaggio di essere compatibile con molti più dispositivi, le banche partner del servizio di Google sono ancora poche, ma ne parleremo a breve. Se non si fosse in possesso di un conto in uno degli istituti partner, si potrà comunque utilizzare l'applicazione per essere aggiornati in tempo reale sui luoghi visitati che accettano questa modalità di pagamento per raccogliere e catalogare le carte fedeltà dei punti vendita tramite un sistema molto simile a quello già visto da tempo su Stockard. Il funzionamento di Google Pay è molto simile a quello già visto con Apple Pay e sostanzialmente dopo aver registrato la propria carta di credito basterà avvicinare lo smartphone o lo smartwatch Android Wear al POS e il pagamento sarà processato in pochi istanti grazie all'NFC. In sudoni questi metodi di pagamento sostituiscono le carte contactless e per importi inferiori a 25 euro non sarà necessario l'inserimento di un codice. Viceversa, qualora il pagamento dovesse essere maggiore di 25 euro, con Google Pay sarà necessario utilizzare un codice di autenticazione oppure un sensore biometrico. Ma quali sono le differenze tra Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay? Sostanzialmente le differenze tra queste tre modalità di pagamento tramite smartphone sono esclusivamente software e relative proprio agli istituti bancari. Dal punto di vista tecnico le differenze sono veramente poche perché il pagamento avviene sempre tramite NFC. Tuttavia, dal punto di vista tecnologico, Samsung Pay è avvantaggiata perché utilizza anche la tecnologia MST, Magnetic Secure Transition, che in soldoni è quella che viene utilizzata nei POS che non sono dotati di chip NFC. Ecco, in questo caso, qualora si volesse pagare con lo smartphone, si potrebbe farlo solo con Samsung Pay. In ogni caso, per conoscere quali sono le banche partner di tutti e tre i servizi di pagamento di questi enormi colossi della tecnologia, il mio consiglio è quello di andare a vedere il link in descrizione, in modo tale da avere un elenco completo e magari avere così coscienza se la vostra banca è compatibile partner con uno di questi comodissimi sistemi di pagamento. Io sono Dario Calendaro, appuntamento al prossimo video di Tech Front Page.